Poter salvare a chi sta inferno. Tocca il fondo, ma cerca una scusa, ti chiamo tu scino. Gaetano La Terza, 25 anni, in arte ghetto, vincitore della seconda edizione di Talento al Centro, promosso dal centro commerciale Porte dello Ionio di Taranto. Un'occasione per farsi notare, ma soprattutto un'occasione concreta che è quella di produrre questo tuo singolo. Si parla di rap, ma di che argomenti? È una canzone che si chiama Ramadan. È un testo che ho scritto il periodo in cui ho conosciuto la mia ragazza ed era un periodo molto particolare per entrambi. E il testo parla proprio delle varie difficoltà che si passano nella vita, però quando c'è qualcuno che ti appoggia e ti sostiene moralmente è sempre più facile andare avanti. Come ti sei avvicinato alla musica e quello che fai nella vita? No, io nella vita faccio tutt'altro. Mi sono avvicinato alla musica per esigenze. Perché io sono una persona molto introversa, il mio carattere è molto introverso, quindi tutto quello che non riesco a dimostrare o a dire con le parole lo butto tutto sui testi nella musica. Devo ringraziare soprattutto la mia famiglia e voglio ringraziare tutto il mio quartiere, il quartiere Polo VI di Taranto, che ha sempre appoggiato la mia musica. Non solo negozi, ma agorà di un territorio che si ritrova e soprattutto promozione dei nostri talenti. Questa seconda edizione conferma questi vostri intenti. Sì, è nata l'esigenza di questi ragazzi, questi talenti, che avevano bisogno di un'opportunità per poter emergere a livello nazionale, avere una visibilità a livello nazionale, un contratto discografico e tutta una serie di attività che lo possono promuovere in modo più forte per quello che riguarda il mondo della musica.